Riassumo qui brevemente il calcolo dell'energia cinetica di ciascun deutone che è necessario dare all'inizio alle due particelle per farle arrivare rallentando fino a due fermi di distanza, dove poi interviene la forza nucleare forte. Il calcolo più semplice è uguagliare l'energia meccanica nella situazione iniziale, quando le due particelle sono distanti 2 metri, uguagliarla all'energia meccanica nella situazione finale, quando sono distanti 2 fermi. Infatti l'energia meccanica si conserva non essendoci l'attrito. L'energia meccanica è la somma dell'energia cinetica e potenziale, quindi in A e in B. In B l'energia cinetica è zero perché i due deutoni a distanza 2 fermi si fermano. L'energia cinetica iniziale è il doppio dell'energia cinetica di ciascun deutone. Qui ricaviamo quindi 2 volte l'energia cinetica portando UA dall'altra parte. Poi ricordiamo che l'energia potenziale elettrostatica ha per formula K0 le due cariche moltiplicate, in questo caso ciascun deutone ha carica E, cioè la carica di un protone, quindi E alla seconda diviso la distanza B meno la stessa formula con la distanza A. Mettiamo quindi in evidenza K0 E alla seconda e rimane 1 su RB meno 1 su RA. Andiamo a sostituire a RB 2 fermi meno 1 su 2 metri RA. Mettiamo in evidenza 2 metri, ricordiamo che il fermi è 10 alla meno 15 metri, quindi dopo aver raccolto 2 metri al denominatore rimane 10 alla 15 meno 1. È chiaro che 10 alla quindicesima vuol dire 1 milione di miliardi, meno 1 non lo sente per niente, quindi è come che rimanesse 10 alla quindicesima diviso 2 metri. Andiamo quindi a sostituire al posto di questa parentesi 10 alla quindicesima diviso 2 metri, dividiamo per 2 per trovare l'energia cinetica di ciascun deutone. Qui ho dimenticato di scrivere diviso 2, svolgiamo i calcoli e questa è l'energia cinetica di ciascun deutone. 5,8 per 10 alla meno 14 joule, che poi corrisponde a circa 0,36 MeV, valore che si calcola sostituendo al posto di joule il valore di un joule in elettronvolt, cioè un joule è un elettronvolt diviso 1,6 per 10 alla meno 19. Quindi dividendo questo numero per 1,6 per 10 alla meno 19 otteniamo l'energia cinetica di ciascun deutone espressa in elettronvolt e viene 0,36 MeV.